Ma voi cosa utilizzate al posto del pellet per economizzare un po' le spese? Guarda, vi faccio vedere, io ho il nocciolino di Sansa. Mi hanno inviato questi sacchi da 22 kg l'uno, me l'hanno inviato così, già disoleato, quindi mi raccomando, compratelo disoleato. Io ho fatto, metto diciamo un sacco di questo da 22 kg. Ci metto un 3 kg di pellet mischiato così da aiutarlo. Infatti, continuate il video per vedere tutti i parametri e come lo utilizzo io. Ok, come vedete io qua ho il braciere con i buchi del lato, quindi noi dobbiamo semplicemente, io adesso l'ho risolto in questa maniera, però vorrei prendere una rete metallica un po' più sottile in modo da inserirla qua dentro. Il funzionamento è semplicemente questo: tengo libero dove c'è l'entrata, eccolo qua, dove c'è l'entrata della candeletta. Quindi io andando a inserire la griglietta evita il nocciolino di passare al di sotto di quelle aperture lì. Quindi in questo caso va benissimo. Vorrei cambiarla solo per il semplice motivo che questa è una rete che si va a degradare molto in fretta, dato le alte temperature, e quindi io per questo motivo andrò ad inserire una seconda. Ok, ho una seconda griglietta già utilizzata, gliela vado a mettere sopra così da ridurre ancora il passaggio nel caso che ci fossero dei passaggi più piccoli di nocciolino. Semplicemente vado a inserirla qui dentro. Ok, come vedete è tutto a posto. Io sinceramente gli vado a mettere davanti anche una griglietta del genere. Perché dico questo? Perché il nocciolino tende a saltare fuori durante l'accensione o durante la fiamma, durante il funzionamento, e non va troppo a uscire fuori. Infatti mi ha un po' sporcato il vetro, come vedete. Vedete che è rimasto abbastanza ruvido il vetro. Allora è rimasto così. Poi, cosa andiamo a fare? Andiamo ad accendere. Perfetto, volevo subito farvi vedere che all'interno ho mischiato del nocciolino e del pellet, in modo che il pellet serva a dare quelle accensioni un po' più intense, anche perché il nocciolino da solo fa un po' fatica, devo dire, ad accendersi e si consuma molto, però, data la quantità, lui va, sicuramente a fare la fiamma, che è uguale, diciamo, a quello del pellet. Quindi io faccio così di solito: vado a prendere due pezzetti di pellet per l'accensione e la vado a inserire, adesso vi tolgo questo, la vado a inserire dove c'è la candeletta. Così, in questa maniera, così va a praticare l'accensione più istantanea. Può andare anche senza, però è un'accensione molto più istantanea rispetto a farlo andare in maniera automatica, però è una libera scelta. Andiamo a chiudere. Ok, come parametri io ho la Lisa Last Color e funziona così. Sono andato a modificare sicuramente le tarature. Infatti vado nella taratura del tecnico, inserisco la chiave, ok, tipo di pellet non ho modificato nulla, sono andata a modificare le tarature di fabbrica. Mi raccomando, non fatelo se non siete in grado, piuttosto chiamate il tecnico. Allora, sono andato a togliere la pulizia del braciere, anche perché non può funzionare una stufa con la pulizia del braciere. Quello che sono andato a fare è la coclea di avvio. Vado ad avviarlo per meno secondi. Perché meno secondi? Perché vado, se lui inserisce troppo nocciolino, fa molta fatica ad accendere. Quindi ho messo un'accensione molto più, con molto meno materiale. Questa è la potenza a 1, questa è la potenza a 2, questa è la potenza a 3 e la potenza a 4. Quindi questi sono i parametri che utilizzo io. Poi il 5 non l'ho programmato.
Sono andato, vabbè, la pulizia del braciere l'ho azzerata, come per il motivo che vi ho detto prima, e sono andato a modificare la velocità dei fumi di accensione e dell'avviamento, la velocità dei fumi a potenza 1, potenza 2, potenza 3 e potenza 4. Questi sono i parametri che utilizzo io. Non chiedetemi di modificare i vostri perché non ne sono a conoscenza, quindi io in base a come bruciava la mia stufa ho inserito questi parametri. Quindi in questo caso andiamo a fare l'accensione. Torniamo indietro, chiudiamo e accendiamo. Start. Come vedete, adesso non so, non si vedrà. Ok, vedete come scende. Vediamo se riusciamo, ma non credo, a vedere quanto ne ha inserito. Possiamo anche aprire nel frattempo. Questa è la quantità che ha inserito. Ok, mi metto così, così si può vedere all'interno, però come vedete sta per fare l'accensione, come vi ho fatto vedere prima. Vedete il pellet che ho inserito prima, come cerca di bruciare. Piano piano lui brucerà, la qualità non è delle migliori, però come vedete ha preso già fuoco e il nocciolino, ormai quello che ha caricato, riesce a fare la combustione. Vedete che è caduto anche un altro pezzetto di pellet, quindi questo aiuterà nell'accensione. Ma vediamo poi, appena è partito, com'è la fiamma, se vi piace o non vi piace. Eccolo qua, adesso potete vederlo molto meglio. Come vedete è partito bene. Come potete vedere, il nocciolino c'è. Cosa ne dite della fiamma? Vedete come salta la brace? Praticamente quello è il nocciolino che si è andato a consumare. Tutto quello che salta fuori è il nocciolino che si consuma. Ah, devo dire che per questo il nocciolino va molto bene, è molto più economico del pellet, però sporca un po' di più, quindi fa un po' più di fuliggine, di cenere, sporca un po' di più e mi raccomando dovete prenderlo di isolato. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se lo avete comprato, se avete delle idee e se vi piace come idea economica, diciamo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, molto importante, per ricevere una notifica che è uscito il mio video, e ci vediamo alla prossima. Ciao.